Al Teatro Angel dal Foco di Pergola viene consegnato per l'undicesimo anno consecutivo il premio di Pergolese dell'anno, un prezioso riconoscimento che quest'anno andrà al professor Sergio Belardinelli. È autore di un centinaio di articoli pubblicati in riviste, volumi italiani e stranieri, oltre che di molti libri di cultura e filosofia. Ha fatto parte del Comitato Nazionale di Bioetica, ma anche di diverse commissioni ministeriali e anche editorialista del quotidiano Il Foglio. Oltre a tutto questo, ha mantenuto sempre un forte legame con il territorio pergolese. Per questo, per il 2023, ha ottenuto il prezioso riconoscimento. A te Sergio, te lo sei veramente meritato. Che cosa la lega così fortemente a questo territorio? Ma un po' tutto direi, sono affezionato alle colline, sono affezionato ai bar, sono affezionato alle strade, sono cresciuto qua, ho giocato a calcio qua quando ero giovane, sono tornato a casa non so quante volte da adulto perché non sono mai stato, non ho mai lavorato a Pergola, ho sempre lavorato fuori, però insomma tutto un insieme che io sono contento di essere stato qua e sono contento di starci. Ecco. Ecco, lei lavora appunto in contesti nazionali ma anche internazionali, c'è un messaggio che vuole dare magari ai giovani che partono da realtà come può essere quella di Pergola per poi riuscire a rimanere comunque legati a quelle che sono le radici? C'è un poeta polacco che dice: lo scopo di ogni viaggio è quello di tornare a casa. Certamente nel mio caso è stato vero, sono sempre stato in giro, però ogni volta sono stato in giro pensando di tornare a casa prima possibile, quindi questo ai giovani dico: andate via e se possibile conservate un po' di nostalgia e anche di determinazione a tornare da dove siete venuti, che non è male. Ad indicare la figura del professor Belardinelli è stata la commissione esecutiva istituita per iniziativa dell'Associazione Pergola Nostra. La commissione è formata da associazioni e enti, in particolare c'è Pergola Nostra, che direi è l'associazione principale che lo porta avanti, poi c'è il Lions Club Pergola Valcesano e poi c'è la Proloco, c'è il Comune di Pergola, c'è la Banca di Credito Cooperativo di Pergola e Corinaldo e poi c'è la famiglia Lancia, una famiglia importante per Pergola e la famiglia stessa ci dà una mano in questa iniziativa. Il riconoscimento, il Pergolese dell'anno, si tratta di qualcosa che si riconosce a un pergolese che ha onorato Pergola nel corso degli anni e ha tenuto alto il nome di Pergola nelle arti, nelle lettere, nella storia, compagnia bella. È bella, sì, credo di sì, perché vorremmo trasmettere ai giovani l'amore per la propria terra, perché vorremmo far sì che i giovani pergolesi, che purtroppo ai noi nascono sempre più raramente, ed è un male di tutto l'entroterra questo, perché la montagna si spopola, però chi resta a Pergola abbia a cuore le sorti di questa città che vorremmo sempre tenere in alto. Il premio Pergolese dell'anno è un riconoscimento ad un bel legame con il territorio, oggi questa consegna. È bello anche ritornare, è bello anche essere in contesti nazionali ed internazionali e poi tornare appunto oggi. A breve vedremo appunto questa consegna a Belardinelli e lei ovviamente non poteva che presenziare. Assolutamente, anche perché io se la prima volta che sono venuto qua sono passati più di 50 anni e poi ho continuato a venire eccetera, poi appunto con Sergio praticamente quasi un'amicizia fraterna senza dubbio, se lo merita, oltretutto ha tante di quelle qualità, oltretutto sono contento che continui a insegnare a Bologna perché è un ottimo docente e perché c'è bisogno di persone oltretutto con la mentalità aperta come ce l'ha lui, perché una delle caratteristiche fondamentali di Sergio Belardinelli è quella di avere pochi pregiudizi, di cambiarli quando è il momento di cambiarli, per cui già detto questo penso che sia detta la cosa migliore.